Ciao ragazzi e bentornati alla Locanda Nascosta, luogo in cui rilassarci insieme, bere qualcosa, ma soprattutto giocare a D&D. E stasera lo faremo a tutta birra, per restare in tema locanda. Andiamo subito a salutare i nostri giocatori. Buonasera ragazzi, siamo live. Oh. Buonasera. E allora, come di consueto, Salvio, vai con gli annunci che abbiamo oggi. Sì, continua l'attività regolare, ormai siamo lanciati, quindi confermiamo attualmente il calendario dei video, quindi lunedì episodio Inverno a Waterdeep, mercoledì uno short e venerdì episodio della campagna Discesa nell'Averno. Seguiteci, iscrivetevi, vi state iscrivendo in molti, ci fa piacere, continuate così, condividete sempre, condividete con i vostri amici, piano piano vi faremo divertire sempre di più. Direi proprio di sì, e a tal riguardo io vi ricordo che le nostre campagne attive sono questa che andrà in scena per ancora tutto questo mese, e poi c'è la discesa dell'Averno invece del giovedì. Ma bando alle ciance e torniamo a noi perché stasera ne vedremo delle belle. Allora, dove eravamo rimasti e che cosa avevate fatto nello scorso episodio? Innanzitutto, possiamo dire che Engiuk, Vanda e Jalester, dopo essere rimasti orfani dei loro compagni, se la sono cavata abbastanza bene, nel senso che hanno deciso di trovare i Drow e l'hanno trovati abbastanza facilmente. La prima interazione con i Drow, che era quella più critica per capire da che punto e da che e in che modo avreste preso questa interazione, è andata molto bene, nel senso che tra i tiri fortunati e la buona giocata e la buona rollata, Engiuk è riuscito a convincere i Drow di essere un appartenente alla casata Aurindar e quindi di essere un appartenente al gruppo di Trissa che avevano incontrato a livello 3. A questo punto i Drow l'hanno fatti entrare nel loro accampamento. Engiuk ha spacciato Vanda e Jalester per i due suoi schiavi, due servi, e hanno incontrato la matrona di questo gruppo, che è Melit, la sorella di Trissa, la hanno scoperto essere. Insieme a Melit c'era una maga, Tirza, e hanno fatto la conoscenza di queste due Drow che, diciamo, organizzano il lavoro all'accampamento al quarto livello dei Drow. Bene, e cosa è successo? È successo che hanno deciso di fare buon viso a cattivo gioco e per questo hanno prima riposato un po' dai Drow e poi hanno accettato subito la prima missione che gli è stata affidata. Anche se non poche volte Engivook è stato costretto, diciamo, a ingannare tutti gli appartenenti all'accampamento, e Vanda, tra l'altro, è stata presa un po' sotto gamba, potremmo dire. È È stata. stata presa a sberle, in realtà. Esatto, è stata presa a sberle non poco e è stata presa di mira, diciamo, da molti di loro, da molti Drow, soprattutto da Tirza, che si è dimostrata essere abbastanza insofferente a altri esseri che non siano Drow. Quindi, dopo questo tentativo di entrare, diciamo, un po' nelle loro grazie, cosa che poi sono riusciti a fare a buon fine, sono partiti per questa missione e sono riusciti anche a convincere a portare non solo due soldati Drow, ma anche la stessa Tirza, questa maga. Che si è dimostrata essere anche un po' mezza pazzerella, mettiamola così. Anche qui c'è stata parecchia difficoltà nel tentare di portarli più vicino al lago dell'Abolet, che era una cosa che proprio loro non volevano fare. Ma di nuovo, con un po' di fortuna, e nella scorsa sessione davvero ne hanno avuta tanta con i tiri, sono riusciti a portare i Drow dove volevano, e cioè nel lago dell'Abolet. A questo punto cosa è successo? È successo che una volta buttatisi nel cunicolo che dava sul lago dell'Abolet, hanno
hanno cercato di convincere il Drow e soprattutto Tirza a venire sempre più vicino nel cunicolo. Fino a che ce l'hanno fatta, Engibuk è riuscito di nuovo a ingannare per l'ennesima volta questa maga per farla avvicinare. Tra l'altro, io vi ricordo che la maga è l'unica ad avere questa bolla intorno al viso che le permette di respirare, fare incantesimi senza problemi, mentre sia i Drow che siano con voi, i soldati, sia voi stessi, state al momento trattenendo il respiro. E adesso arriveremo anche a quello, perché l'ultima scena è stata quella che sono riusciti a far arrivare Tirza al cunicolo. Wanda a quel punto ha colto l'occasione per avvinghiarla dalle spalle. C'è riuscita, e al momento quindi la maga è trattenuta. Sono caduto per un secondo. Dicevo, Tirza è quindi trattenuta alle spalle da Wanda. Ed è in quel momento che sia i Drow sono partiti, hanno estratto le loro spade dai foderi e si sono avvicinati nuotando a Wanda. Anche Giales era slacciato la cinghia per prendere mano alla spada. Ed è a quel punto che ci siamo fermati. Non prima però di aver annunciato che avremmo fatto per prima cosa, avremmo tirato iniziativa. Quindi, mentre voi cliccate sui vostri personaggi e tirate iniziativa, fatelo. Io sento anche dei fischi che vengono, probabilmente qualche partita in corso che non so Eh sì, da dove arriva. sotto casa mia. Ah, ecco. Gioca C'è qualcuno che gioca, va bene, gli a porteremo pezza di fortuna. calcio. Quindi mentre voi lanciate iniziativa, io vi volevo dire, vi faccio vedere anche la mappa in live, tra l'altro, eccoci qua. Dovreste anche vederla l'iniziativa in teoria, così almeno Engibook la può far vedere anche in live. Facciamo un piccolo ripassino delle regole da battaglia prima di entrare nel vivo, ok? Siete pronti voi che siete sempre così studiati? Vai, vai. Vai. Allora, io vi ricordo che intanto la vostra velocità di movimento, e cioè quella di nuotare, è pari alla metà della vostra velocità normale. Quindi, se avete per intenderci 9 metri di velocità, la vostra velocità sott'acqua è di 4 e mezzo, il che significa che invece di 6 caselle potete muovervi di 3. Gli attacchi in mischia e anche a distanza subiscono tutti svantaggio a meno che non attacchiate con un pugnale, una spada corta, una lancia, un tridente, un giavellotto o per esempio la balestra da lontano. Però lo dico giusto per informazione anche per chi ci segue, ma da quello che mi risulta non avete questo tipo di armi, quindi attaccherete con svantaggio. Avete resistenza ovviamente ai danni da fuoco, visto che siete totalmente in acqua, questo di base. E potete ancora trattenere il fiato, perché voi effettivamente già lo state trattenendo da un paio di minuti, da quando siete entrati nel cunicolo e per arrivare nel lago. Al momento siete sotto il pelo dell'acqua, quindi state continuando a trattenerlo e il pelo dell'acqua è 8-9 metri in alto. Questo significa che Wanda e Rengyuk hanno ancora un po' di aria, non moltissima, ognuno di voi sa quanta ne ha. E ricordo invece per l'uso della magia che queste sono regole che nemmeno dal punto di vista del manuale ufficiale sono state proprio, diciamo, sviscerate. Quindi io ho fatto affidamento alle regole ufficiali, ma le ho un po' rimaneggiate. Io vi consento di tirare un incantesimo sott'acqua, però una volta che tirate l'incantesimo usate tutta l'aria che avevate, quindi nel senso che non avete più quei minuti di respiro sott'acqua, e quindi dal momento in cui tirate l'incantesimo, il round successivo comincia il soffocamento. Soffocamento invece è da regolamento: avete un tot di round che è il vostro modificatore di costituzione per resistere ancora. Dopodiché arrivate di base a 0 punti ferita e svenite. A quel punto, o vi tirano fuori dall'acqua o addio. Penso che è tutto chiaro. Se avete domande, fatele adesso, altrimenti cominciamo con il vero e proprio fight. Una domanda. Sì. Gli incantesimi che tiro con il bastone dei boschi,
valgono? Cioè, devo... No, cioè nel senso che sono esattamente la stessa cosa, perché per lanciare un incantesimo con il bastone tu devi usare tutte le componenti. Quindi questo significa comunque in, esatto, la formula, e quindi ok. Quindi sono comunque tutte, chiaro? Insomma, non puoi purtroppo. Ok. Ok. Altre domande? Okay. E pozioni, avevamo detto che si può fare, no? Pozioni, sì, le potete prendere. Io lo considero come un incantesimo, nel senso che se prendete una pozione, poi è come se perdete poi il... cioè dal turno successivo parte il soffocamento. Okay. Comunque è un cioè sott'acqua non è proprio facile prendere una pozione e ingurgitarla. Quindi la considero come un diciamo, lo stesso effetto del lanciare un incantesimo. Ok? Va bene. Ok. Quindi io direi che avete lanciato iniziativa e a questo punto possiamo partire con la battaglia. Allora, la situazione è questa: Wanda è avvinghiata a Tirza, che è rimasta un po' scioccata da tutto quello che sta accadendo. I Drow si stanno avvicinando a Wanda stessa e la prima ad agire è proprio Tirza. Ovviamente. La prima cosa che fa Tirza, visto che è trattenuta, non può nemmeno usare incantesimi, è cercare di divincolarsi Wanda. Quindi grazie a Drent che intanto ha dato un bel meno 3 al prossimo dado del master, e cioè a Tirza. Grazie. Prova a divincolarsi con una prova contrapposta, quindi Wanda ti chiederei di lanciare un dado puro su forza. Ha fatto un bel 4, Wanda. Madonna. E Tirza invece ha tirato un ottimo 18, che meno 3 fa 15, ma non basta, perché Wanda si sa, è sempre molto molto brava con i dadi. È una maledizione comunque. Hengibook, se vuoi, se riesci, metti l'iniziativa anche in live. E quindi Tirza, quello che fa è che si cerca di divincolare, semplicemente si chiude più in se stessa che può e ti sguscia via, quindi va mezzo metro più in basso, un metro più in basso nell'acqua, e quindi ti sguscia affondando in pratica. E la cosa che fa al momento è muoversi di uno e Hengibook... Esatto, avresti un attacco di opportunità. Beh, anche io ho l'attacco di opportunità. No, è ancora nel tuo range, Wanda, no. Hengibook, puoi tirare con svantaggio un attacco. Prego, falli. A meno che non attacco col pugnale. Sembra un po'... Allora, oddio, dov'è? Un attimo, che mostra le schede. Allora, attacchiamo. Ok, ottimo, 16, quindi questo significa che effettivamente colpisci la maga e le fai 11 danni. 11 danni, iniziamo. Benissimo, non si vede la perché ho cambiato schermata, quindi se puoi rispostare l'iniziativa. Poi però lei continua a muoversi, nuota di fianco a Wanda fino a questo punto qui.
Ok, e questo è il suo turno, perché purtroppo vediamo se può fare qualcosa come azione bonus. No, non può fare niente. Tu dici. La voglio mettere bella all'angolo No, questa. purtroppo non può. Quindi passa Jalester. Jalester ha tirato fuori il suo spadone. Quello che fa Engibook è muovere una mano e nell'acqua si forma la sua ombra e si forma alle spalle degli altri due drow. Un'altra copia di Jalester con la stessa identica spada, però in bianco e nero potremmo dire, quindi in formato in grigio, è un'ombra traslucida, grigia e nera, che segue i movimenti di Jalester. Entrambi, cioè Jalester e la sua ombra, attaccano i drow. Lui attacca prima quello davanti a sé, con svantaggio. Vediamo se riesce a colpirlo. Incredibilmente, Jalester tira molto, molto alto e riesce a colpire il drow e lo fa con il manico dello spadone. Stum! Poi si gira e gli dà anche un piatto sulla pancia. E il primo drow, lo vedete che apre la bocca, caccia una nube di bolle nell'acqua sporca del lago dell'Abolet e comincia, chiude gli occhi e comincia a perdere fiato in acqua, svenuto. L'ombra attacca all'altro drow. Fa le stesse identiche mosse, quindi attacca prima col manico e poi di piatto. L'ombra invece non riesce a colpire il drow, che avendo visto quello che è accaduto al suo compagno, essendosi girato in tempo, vede l'ombra e la scansa in acqua. Si muove un attimo di scatto e l'ombra gli passa di fianco. Però uno dei drow è già svenuto. Manda, sta a te. Allora, tocca a me. Sì, Wanda, sì, tocca a te. Sì, no, stavo pensando. Allora, io la voglio attaccare pugnale. Ok, quindi estrai il pugnale e provi ad attaccarla. Vai. Attacca e quindi non è con svantaggio. Che è un'arma molto piccola, riesci ad arrivargli addosso, quindi hai modo di muoverti più agevolmente. E Minchia. riesci a colpirla con un ottimo 20. E gli fai il Dueling Style vale anche con il Con tutti gli sì? attacchi Ok. con armi. Ok, Wanda ha preso il più 3 con questo dato. Grazie, chat. Hai avuto un più 3 che ti fa arrivare a Era 23. inutile Quindi, stavolta. sì. E gli fai 4 danni. Quindi praticamente cerchi di infilzarla. Tirza quello che fa è sgrana gli occhi, evita il tuo colpo, però nell'evitarlo ti colpisce cercando di deviare la lama il polso e si prende un taglio sulla mano. Ok. Rimani No. L'ingresso della lì. È esattamente lì. è quello. Sì. Sì. Ok, allora mi metto qui. Però lei qui in teoria è spalle al muro, Al momento sì, è spalle alla parete di roccia, però ovviamente può andare su, giù, in acqua, non è come. no? No, certo. Sì, ok. Mi metto. Ok, perfetto. Engivux, sta a te. In tutto Allora. ciò, quindi lei non ha perso.
concentrazione, no? C'è ancora la bolla. Non ancora la bolla e non hai idea di come funzioni questo incantesimo. Allora, io mi sposto, mi muovo qui e attacco come si chiama? Scusami, Tista. Tirza, Tirza. Tirza. Tirza, Tirza. Attacco Tirza. Ok. Domanda, poi posso usare azione bonus per mandare un messaggio con l'orecchina a banda? Dopo. Quella è un'azione, perché è l'incantesimo inviare, che quindi richiede Ah, ok. un'azione. Vabbè, va bene. Chiaramente, Master, sono tutti danni non letali, quindi acchiappo con il dorso Ok. della lama, vado sempre. Ok, però voi me lo dovete dire, perché io finora ho preso danni letali per lei. Sì, Quindi sì, sì. voi No, me no, lo dovete vabbè. dire che agite con non letale. Quindi adesso Io saranno non lo letali. dico, saranno sempre non letali. Non, poi Ok, se va bene. dovessi cambiare, te lo dico. No, io voglio ucciderla. Ok, va bene. Itachi riatti to tagliaca. Allora, uno. Attacca, attacca. Quindi attacca con Ho fatto svantaggio. 27, 23, scusa, con 23 con svantaggio, 23. svantaggio, però gli fai 7 danni non letali. Va bene. Attacco di nuovo. Puoi attaccare di nuovo. E 24. 24, gli fai altri 9 danni, 9 e attacco di incredibile. nuovo. Giusto? Mi sembra giusto. Finalmente il triplo attacco. 10. Oh, fail! No, è Fail. fail, è un ottimo Aspetta, 1. aspetta, stiamo calmi, io a questa la devo sfondare. Uso l'ispirazione e Ok, riattacco. usa l'ispirazione. Ottimo, ottimo, ok. E prenditi questi altri danni. È di nuovo fail, mi dispiace, sono Ma svantaggio. che cacchio! È assurdo! Aspetta, Di nuovo un fail, attimo. mi dispiace, non c'è verso. No, no Quindi, ispirazione. indovina cosa accade, Invoke. Tu stai attaccando con la tua scimitarra, la becchi di piatto una volta, la becchi di nuovo con il manico, poi lei l'ultimo attacco lo evita e la tua lama si conficca nella parete di roccia. Dietro di lei. E quindi rimani lì bloccato con la mano e la sua e la spada con la lama infilata nella parete per un po', non tutta la lama, qualche centimetro. E palle, uso Abbastanza Action per darti Surge fastidio. e consumo. Lo fai davvero? Posso. Vabbè, Puoi mi usare costa Action Surge, un'azione però di al pre. momento la spada questa qui non è utilizzabile. Tra l'altro dovevi anche attaccare una volta con una e una volta con l'altra, perché fai ta-ta, non è che puoi attaccare sempre con la stessa. Quindi Ah. ricordatelo per il prossimo. Però adesso consideriamo che questa è la scimitarra del vizio che è rimasta incastonata. Quindi Uffa, cosa fai? Usi o no? uffa. Sì, l'abuso devo usare Ok, tutto. usa Action Surge e rifai l'attacco, però devi usare la scimitarra che ti resta. A meno che... Ma io che uso un'azione bonus per farmela ritornare in mano. Esatto. E Devi allora semplicemente uso una. allontanare la mano e fare. Ok, shup, e la Ok, quindi riattacco. usi l'azione bonus per tirare via la mano e usare il tuo legame con la spada. Quindi la spada scompare da dove era bloccata nella roccia e appare di nuovo nella tua mano. E attacchi di nuovo con quella. Il primo Sì, attacco. Vai. primo con quella. 11 11. e lei schiva l'attacco, tu non riesci a beccarla, però almeno la spada è salda nelle tue mani. Secondo Ok, scimitarra attacco con della la tua nebbia. scimitarra. Di 11 un'altra nuovo volta. lei sembra aver capito il tuo gioco, quindi semplicemente sta schivando tutti i tuoi colpi di piatto e di manico. Hai l'ultimo attacco con quella del vizio. Un'altra volta del vizio. E Anche 11, ma che stavolta, palle, raga. Ma che quindi i tuoi cazzo. colpi Sì.
mancano tutti quanti. E lei... Tre attacchi, madonna. Nell'acqua ti rendi conto di essere molto più lento. Che non... Cioè, lo vedi proprio, se non fosse stato in acqua, l'avresti già aiuzzata in pieno. Mastery ma... più 3, attenzione, con 14 l'avrei presa. Con 14 ti hanno dato un altro più 3, è un incredibile questa cosa. Con più 3 l'avresti presa e a questo punto lei ti guarda, sorride e appare uno scudo davanti a lei. Dang. Ok, ok, facciamole consumare gli slot. Leviamo lo slot e Engivook, dopo questo turno infinito, suppongo yes. rimani lì. Esattamente. Sì, rimango qui, rimango qui. Ok. A fianco alla banda. Ok, sta al draw adesso, all'unico draw superstite ancora cosciente, che si gira verso Jalester e comincia ad attaccarlo. Tra l'altro i draw hanno una spada corta, quindi sono molto più agili nell'acqua rispetto a voi, o come ha fatto anche Wanda con il pugnale. Eppure Jalester... schiva il primo colpo. Ah, tra parentesi, lui fa un passo di qua. Schiva il primo colpo e becca però il secondo. Jalester però è molto agile, ha un'armatura abbastanza spessa e non sembra essere stato colpito a morte e né aver grossi problemi. Lo vedete subito, Jalester ha una grandissima esperienza di battaglia rispetto a questo soldato Drow che non sembra a suo agio come Jalester. Ma adesso sta di nuovo a Tirza. Tirza vi guarda. E quello che io fa... tenevo la... Scusa, tenevo la reazione qua, avendo passato il mio turno. Reazione ce l'avresti avuta, ma per cosa? Perché già resta nel lontano. Per lo spostamento del draw da vicino a me. Tu hai, avevi appena fatto il turno, quindi sì, ce l'avevi l'attacco di opportunità, se vuoi. Certo che voglio. E anzi, tu avresti sentinella, giusto? Sì. Quindi se lo colpisci, lui rimane anche fermo. Quindi vediamo un attimo se lo colpisci, vai. Con svantaggio. Ovviamente quella del vizio, sì, ma non c'è problema. Prima o poi più di 11 mi capiterà. 18 con svantaggio, 18. Lo colpisci e gli fai 10 danni non letali, perché l'hai detto, però lui rimane lì, quindi in realtà non arriva ad attaccare Jalester e non gli fa proprio nulla. Però a quel punto lui si gira, e attacca te, perché è rimasto lì fermo, quindi i suoi attacchi vanno su di te. Quanta classe armatura hai? 24, no, scherzi. Quanta armatura? 16. Ok, e il primo colpo lo vedi arrivare, anche perché l'hai appena attaccato, quindi lo devi facilmente. Lui però è più veloce con questa spada corta e ti prende su un fianco. Tirando la lama ti fa uno scippo proprio sul fianco e vedi un po' di sangue schizzare nell'acqua già torbida. Sono 6 danni. Ah, mi dovrò fare un'antitetanica, E adesso veniamo a Tirza. Quello che fa Tirza ora è guardarvi con molta rabbia. Vabbè. Fammi pensare che cosa può fare. Sì, Wanda ti guarda. Vabbè. Dalle sue mani comincia a muovere le mani e cominciano a sfrigolare. Sott'acqua vedi delle strisce di elettricità che passano da una mano all'altra e poi cerca di passarle a te. Mi dovresti fare un tiro salvezza. Ti dico subito su cosa. Appena mi parte l'incantesimo. Non va. Ah, eccolo qua. Ah no, deve colpirti proprio. Un attimo. Ah sì sì. Quanta classe armatura hai? 15, anzi 16. 16, per poco, per poco. Ti lancia questa saetta di elettricità sott'acqua che ti passa proprio accanto alla testa
senti per un attimo lo sfrigolio dell'elettricità che ti passa vicino alle orecchie, vicino ai capelli, che te li fa anche alzare, in acqua già ondeggia, no? Te li fa un attimo rimanere sul posto e vibrare, però non ti ha colpito. E a questo punto lei prova ad andare via. Andò Engibuk non ha più la reazione. Però Wanda, tu ce l'avresti. Se vuoi, puoi fare una reazione. Sì, assolutamente. No, in realtà tu ce l'hai, sì, ce l'hai. Che hai fatto il turno poi. E quindi come reazione, però esatto, cioè nel senso per il fatto che si sta allontanando. Sì, puoi attaccare con l'attacco di opportunità. Sì. Allora io attacco con la daga e stavolta però per diciamo danni non letali, quindi tipo la voglio colpire con il piatto, con il manico. O con il manico, insomma, okay. Un po' per Vai. Cercare di stordirla. Hai tirato un ottimo 11, stasera è la vostra maledizione questo 11. Mamma mia, veramente. Anche perché lei ha 12 di gas armatura e quindi non riesce a prendere, lei sguscia via e fa 1, 2 e 3. E se ne va lì. Alistair pure. Già Alistair. No, già Alistair. No, l'ombra non ha attacco di opportunità. O meglio, se ce l'ha non la usa perché ha usato l'attacco prima. Allora, già Alistair però va davanti al draw, si muove un po' per fare un attacco a tenaglia con la sua ombra e lui avrebbe svantaggio, ma adesso che a tenaglia annulla questo svantaggio e già con il primo attacco lo vedete che gli dà proprio il pomello dello spadone che tiene con le due mani, pum, glielo dà in testa. Anche questo draw comincia a perdere un po' di sangue dalla testa, però lo vedete che chiude gli occhi, anche lui sputa delle bolle e rimane lì, penzoloni nell'acqua, smosso dalla lievissima corrente che c'è. A quel punto Jalester fa 1, 2 e si muove per ingaggiare Tirza. Wanda, sta a te quando guardi la maga, Jalester che si avvicina, e a un certo punto i rumori intorno a te, già ovattati perché sei in acqua, si abbassano ancora di più e senti una presenza ormai familiare nella tua mente. Già di ritorno, vedo. Che cosa fai? Sì, siamo venuti a portarti dei servi, come avevamo promesso, in sostituzione ai nostri amici. Ok. Usi il tuo turno per rimanere lì o fai qualcos'altro? No, mi sposto e vado verso Maga. Uno. Due e tre. Ok, Engivuk, sta a te e hai sentito anche tu la voce dell'Abolet nella tua testa. Ok, rispondo. Signore degli abissi, te li stiamo preparando per bene. E faccio un bel Misty Step. Ok, utilizzando l'uso della spada. L'uso della spada. Quindi un'azione bonus. Sì, un'azione bonus. Quindi Engiuk sparisce dal punto del lago in cui era e appare in l'altro punto e ovviamente causando uno spostamento d'acqua improvviso che fa un attimo ondeggiare in avanti Tirza che se lo ritrova alle spalle.
Misty Step non ha componente verbale, quindi? Ah, in realtà controlla subito. Vediamo, Mangook. Vanda. No, ma... Ha ragione, no! Una vagonata di... allora... Grazie, Vanda. Componente verbale. Ah, vabbè, la componente dai. Verbale. Allora, tu ne eri consapevole? No, ovviamente no. No, allora no. Allora, questa è però, visto che abbiamo fatto il riassuntino delle regole, questa è l'unica volta in cui ti consento, se vuoi, di non farlo. Però sarà l'unica volta. Io non riesco ad avvicinarmi perché faccio 1, 2, 3. Ah no, ce la fa. No, vabbè, dipende. Perché io. Allora, quello è 1 qua. Sì. E poi vado nel muro. 2 e 3. Sì, puoi farlo. Perché c'è spazio in quella. C'è spazio, puoi andarci. Massimo sono 3 i movimenti. Massimo sono 3, esatto. Massimo 3. Mm-hmm. Va bene. E andiamo sempre di attacco. C'è schiatta la capa. Allora. E uno. E un 15. È un 15. Lei alza di nuovo la mano e di nuovo lo scudo. Non riesce a colpirla. Va bene. E insisto. Su quello scudo cerco di romperglielo. Vediamo. 5 la classe armatura. Yes. Vai, dai. Nebbia. 21. Glielo sfrantumo. 10. Glielo sfrantumi e la colpisci. E lei comincia. Vedi che per un attimo la bolla che si è andata, lei sparisce, poi riappare di nuovo. E la vedi che appena sta ansimando e boccheggiando all'interno della bolla, perché l'hai presa in pieno stomaco. Io con un sorriso malefico vado col terzo attacco. 18. Riesci a beccarla e stavolta prendi tutte le forze che hai in quest'ultimo attacco e la colpisci direttamente sul petto. A quel punto Tirza alza gli occhi fino a far vedere lo sclero e rimane ferma e sparisce anche la bolla che c'era intorno alla sua testa. Al momento Giales, non appena vede quello che succede, la sua ombra sparisce. E in quel momento sentite di nuovo la voce dell'Abolet. Ben fatto, servi. E accanto a voi, sulla destra, vedete l'enorme figura dell'Abolet che appare. Io però ti faccio, non mi dica niente, signore degli abissi, ma a me manca l'aria e salgo verso su. Tu cominci a nuotare in alto. Quanto è alto il... 8-9 metri. Vabbè. Anche per te, Vanda, cominci a soffrire e anche sì, Jalester comincia a salire. Mi porto appresso a Tirza. Ok. Già Lester vedi che prende per le casacche i due draw, addirittura lascia andare il suo spadone, cosa che non avevi mai visto fare. Lo lascia andare e comincia a cadere verso il fondale il suo spadone. Prende i due draw e comincia con i piedi a darsi la spinta per salire insieme a te. Wanda, tu che cosa fai? Salgo anche io con loro, sì. Okay. Anzi... gli raccolgo lo spadone e salgo in alto. Riesco a farlo tutto oppure... Facciamo che mi fai una prova di atletica. Vediamo se riesci a prendere lo spadone e a tirarlo su. Comunque tu stai trattenendo il fiato da un bel po'. Okay.
Ho cambiato mappa perché comunque arriverete. Ora vediamo se Banda si ammazza, però vediamo. Arriverete comunque in cima al lago. Tirato 6. Vedi Poi la mi dici tu, pozione, tipo. Handybook, quando vedi la mappa, così che almeno. Forse la devo zoomare indietro, vediamo. Sì, Banda, no. quanto hai tirato? No, sto tutt'altra parte. Ah, ok. Sei. Sei. Bellissimo, Ok. sei. Allora, la spada sta andando a fondo. Cerchi di seguirla. Riesci quasi ad arraffare il manico, però sei troppo lenta, sei troppo stanca e continua a scendere. Che fai? Vuoi continuare a seguirla? Ok. Quindi non ce la fai a prendere lo spadone, ci hai provato e poco dietro ad Handybook e a Jalester cominci a salire verso la superficie. Alla fine, nel minuto scarso che avevate ancora di aria, riuscite a raggiungere il pelo dell'acqua. E quindi via sulla superficie e prendete una grande boccata. La stessa cosa fa Jalester che ha portato su i corpi a galla, che ora stanno galleggiando, e li gira anche a faccia all'insù, così che non muoiano affogati. E tu hai tra le tue braccia Tirza, praticamente, Handybook. Che cosa fate? Al momento l'Abolet non si vede sotto l'acqua, cioè lo vedete, però è ancora sotto il pelo dell'acqua. Allora, io ne approfitto per bere la pozione. E Quale vuoi bere? Scusa, non si è sentito. ne approfitto per bere la pozione di respirare. Quindi quella del tritone. Esatto. Ok, quindi togli un uso dalla pozione, ne ha altri due, e tu adesso per un'ora hai la capacità di respirare sott'acqua e una velocità di nuotare pari al tuo movimento normale. Quindi in pratica è come se adesso sott'acqua nuoti davvero molto bene e riesci a non essere intralciata nemmeno per gli attacchi, eccetera. Quindi cioè, senti proprio che è tutt'altra cosa e la magia adesso ti aiuta a muoverti in acqua. E tra l'altro, adesso non ti dà nemmeno fastidio andare giù con la testa perché riesci a respirare tranquillamente. Jalester vi guarda mentre tiene i corpi galleggianti sul pelo dell'acqua, fino a che questa enorme figura dell'Abolet fa capolino, quindi buona parte della sua enorme stazza rimane comunque sotto il pelo dell'acqua. Esce sopra il pelo dell'acqua con parte della sua testa e quindi alcuni occhi vi fissano. Tre servi per tre compagni. Esatto. Avete onorato il patto. E dopodiché cala sotto il pelo dell'acqua. Scende ancora, scende. E non lo vedete più. Jalester vi guarda sia a te, Handybook, sia a Wanda, un po' stranito. Che facciamo di questi corpi? Penso che verrà a prenderli qualcuno. Qualcuno di quei gli scagnozzi dell'Avolet. Adesso Sarà seguo. andato a prendere Jill, gli altri, Jill e Luyak. Io adesso lo seguo, visto che ho preso la pozione. No, No, vabbè. Jalester scuote la testa, ma non dividiamoci, penso sia stupido. Attendiamo qui. Arriverà Cala il qualche momento silenzio presto. fino a che
da dietro quell'isolotto sbucano un paio di trogloditi. Voi li avete visti, non è la prima volta che li vedete, queste creature pesciformi che si muovono molto più veloci di voi in acqua, sotto il pelo dell'acqua, si avvicinano e molto velocemente si avvicinano sia a te, Engivuk, sia ai Drow che sta tenendo Jalester. E il troglodita ti prenderebbe dalle braccia Tirza, Engivuk. No, io però lo trattengo. Prima i nostri compagni. Lui cerca di strattonarti, cioè ti guarda e cerca di strattonare la Drow. Lasci andare o vuoi fare forza? Chiamo ad alta voce l'Abolet. Abolet! I nostri compagni! Un patto! Dovrai fidarti, Yuk. E il troglodita tira ancora a sé. Vabbè, lo lascio. Ok, quindi i trogloditi prendono i tre corpi e spariscono sotto il pelo dell'acqua. Quindi elimino i Drow da qui. Anche Tirza scompare sotto il pelo dell'acqua. Oh. E a questo punto, se... Eccoci qua un attimo, eh. Ciao Marco Beluriak, e bentornato tra noi. Ce l'abbiamo fatta. Ciao. Oggi Gianmarco non poteva essere qui, ma tu farai le veci di tutti i tuoi compagni assenti. Beluriak, tu hai vissuto in una sorta di nuvola nera, è come quando dormi. Adesso a un certo punto apri gli occhi, o meglio ti sembra di aprire gli occhi, e ti sembra di aver vissuto un sogno confuso che ti rimane nella mente per pochi secondi prima di scomparire. Come quando al mattino ci svegliamo, abbiamo dei ricordi confusi e a metà della giornata già non abbiamo idea di che cosa abbiamo sognato. Hai quella esatta sensazione lì. Davanti a te ci sono dei trogloditi che stanno mettendo sulla spiaggia, esattamente nel punto in cui ti eri addormentato, corpi di alcuni Drow. Vedi il corpo di una donna vestita con una tunica verde smeraldo e due Drow vestiti con delle casacche nere. Tutti e tre privi di senso. Gigalad e Rio accanto a te sembrano appena riprendersi e i trogloditi vi fanno segno di entrare all'interno dell'acqua. Non capisci le sue parole. Tu conosci l'abissale? Sì. Perfetto, quindi non senti solo... Senti anche... Seguiteci! E poi... Puff, sparisce sotto il pelo dell'acqua. Accanto a te ci sono i stessi uomini pesce con la faccia quasi imbambolata che stavolta sembrano totalmente ignorarvi. Cosa fai? Arcollo un po' confuso e per istinto mi dirigo verso questo tritone. Nel momento in cui vai in acqua senti la voce dell'Abolet nella tua testa e Vanda e Denguk voi non la sentite questa volta, la sente solo Beluriak, Gil'galad e Riu. Il patto è stato onorato, siete liberi
E intanto nuoti un po' confuso verso la tua libertà, e fino a che voi non vedete sbucare, vi metto io nella mappa, ecco qua, da questa parte qui vedete sbucare Beluriak, Ryu e Gil'galad dietro ai due tritoni che avevano preso i corpi dei Drow. Una volta che vi vedete, quindi sopra il pelo dell'acqua, adesso vi riuscite chiaramente a vedervi, i trogloditi tutti e due spariscono di nuovo sotto il pelo dell'acqua. Io gli vado incontro. Riuscite tranquillamente a venirvi incontro, sì. Ce l'abbiamo fatta a riportarvi indietro. Come state? Io non ricordo cosa è successo, mi sento decisamente strano. Non ricordi nulla? Hai seguito, dopo quello che è successo, cos'è l'ultima cosa che ricordi? Eri stato portato via dall'Apolet. Ricordo che ero su una spiaggia. A un certo punto vedo gli occhi dell'Apolet e poi null'altro. Dei ricordi sfumati, come quasi come se poi avessi sognato. Però mi sveglio più o meno adesso. Scusate, sono molto turbato. Datemi qualche secondo per riprendermi. No, certo, però cerchiamo di allontanarci almeno da questo posto. C'è una zattera appena qui fuori. Sono estremamente d'accordo. Anzi, secondo me dovremmo sbrigarci e scappare. E infatti, in questo momento vi arriva di nuovo la voce dell'Abolet nella mente, a tutti quanti, compreso anche Javester. Il patto è stato onorato. Cosa mi offrirete per andare via adesso? Mi verrebbe da dire un calcio in culo, però il culo non ce l'ha l'Abolet, altrimenti se lo vedete di nuovo questa enorme creatura che appare sopra il pelo dell'acqua. Ma ora noi siamo in acqua o siete in acqua dall'acqua? Però fuori, nel senso con la testa fuori, certo. Non siete completamente sott'acqua. Jalester, così per informazione, sì, no? sì. Le regole di combattimento nell'acqua, però con testa fuori, come prevedono, come il sono? Fatto prevedono, è la stessa cosa, però ovviamente gli incantesimi non hanno quelle limitazioni che vi dicevo dovute al fiato, quindi gli incantesimi possono essere lanciati senza problemi, mentre gli attacchi in mischia subiscono comunque svantaggio, perché siete comunque con la testa, cioè solo con la testa fuori al pelo dell'acqua, mentre gli attacchi a distanza, se volete colpire qualcosa fuori dall'acqua, non subiscono svantaggio. Se invece dovete colpire comunque qualcosa nell'acqua, per esempio una freccia che deve comunque viaggiare in acqua, allora è sempre con svantaggio, quindi uguale ma senza le limitazioni di pozioni e incantesimi. E anche il movimento, suppongo. No, il movimento è sempre più difficile, come fosse terreno difficile, quindi solo per la metà del movimento. Mi è andata solo un secondo via linea quando dicevi dell'attacco corpo a corpo. Quello l'attacco è uguale corpo a corpo è sempre svantaggio. Svantaggio. È sempre svantaggio. Perché però comunque incantesimi sei... no. Incantesimi no, tutto normale. Perché comunque puoi fare le componenti verbali, eccetera, sei fuori dal pelo dell'acqua, quindi non hai problemi di fiato. Mentre per Wanda tutto questo non vale al momento. Wanda può fare quel che cavolo le pare perché ha preso la pozione del tritone. L'Abolet rimane lì, fermo, immobile a guardarvi. Jalester, però Engivuk, tu lo vedi. La prima volta era rimasto imbambolato e non sapeva cosa fare.
Adesso la prima cosa che fa è muovere due bracciate verso l'abolet, subito. Che cosa vuoi? Nel frattempo, sempre un po' confuso, tiro fuori la pozione del tritone e ne bevo un sorso. E bevo una dose. Va bene, quindi segnatevi voi questi usi, quindi uno via da quella di Wanda, uno via da quella di Beluriak. Beluriak, quindi per te adesso considera tutte le limitazioni che ti ho detto prima, non valgono. Ok. E... Io... Ma che cosa vuoi, l'ha chiesto già Lester? Sì. All'Apoletto, ok, vabbè, la domanda che gli avrei fatto io, quindi vado, mi avvicino a Wanda e le chiedo se ha un sorso anche per me della pozione del tritone. Ok, e... mentre ti muovi verso Wanda, però intanto l'Apoletto risponde e vi arriva la risposta. Ottimi servitori voi siete. Credo che terrò uno di voi qui con me. Già Lester si gira verso di voi. Engivuk, lo sguardo che ti lancia è un po' mesto, come se fosse... consapevole, rassegnato, e si gira di nuovo verso l'Abolet. Allora rimarrò io. Io a questo punto un po' mi sveglio, ti faccio aspetta, io ho qualcosa in cambio per te. Io intanto passo a Givok la pozione. Ok, intanto Wanda ti passa la pozione e tu gli dai un sorso. E gliela ridò. Quindi grazie, un altro uso che lo togliete. E poi sentite di nuovo la voce dell'Abolet. Cosa offri, Beluriak Birik? Io mi giro verso i miei compagni, quindi verso Engvuk e Wanda. Faccio... Mi dispiace di non avervelo detto prima, però devo consegnargli, devo dargli questo. E poi mi faccio due bracciate verso l'Abolet. Ok. Hai qualcosa in mano? Cioè, spiegami un attimo, fai due bracciate così, senza nulla. Molto verso l'Abolet, okay. Però inizio a frugarmi nelle tasche. Ok, va bene. Vedi, l'Abolet rimane immobile. Attende, quindi riesci ad avvicinarti. Lascia che ti dia questo. E tolgo la mano dalla tasca e gli do una saccagnata di quelle che Dio buono se le può rimanere. Oh mio Dio! Lo sapevo! Oh, mi riempire la scheda, anche io mi sono emozionato. Lo sapevo! Ok, ci sta. Mi sei chiusa la scheda, però ora appena posso la tiro, aspetta. Vai, tranquillo. Oh no. Gli dai uno schiaffo, quindi. Ah, poi, madonna, come glielo forte. Madonna, ragazzi. Ok. Ovviamente. Allora. Gli dai una saccagnata fortissima. Che cosa, mentre si apre la scheda e tutto, dimmi l'incantesimo, il livello, dimmi tutto. Allora, è quello solito, però di livello 1. E qui okay. Si merita. Va bene. Si merita una Old But Gold. Eccola qua. Qual è la Old But Gold? Aspetta, però ci devo mettere tutto.
Aspetta. Ah, dai, ragazzi, la dell'eco. Però la merita, mi sono emozionato. Quindi, ok, quindi stai tirando un infliggi ferite a livello 1, giusto? Esatto, a livello 1. Ok. Lo tiro con un qualche vantaggio per okay. via della sorpresa oppure no? Sì, diciamo che vista la sorpresa tiri con vantaggio. Allora, se master sei troppo buono. Perché l'avresti mancato, grazie. Sì. Ti vogliamo bene. Fra poco non me ne vorrete più bene, però vi assicuro che non sto... lo sottolineo, non sto improvvisando. Tu alzi la mano, voi vedete intorno alla mano di Beluria quello strano potere che avete visto varie volte ammantarlo, e l'ultima volta ha praticamente sbattuto al muro un gorilla di 3 metri. Adesso Beluria, quello che fai è che la tua mano parte verso l'Apolet, e quando colpisci l'Apolet o quello che dovrebbe essere l'Apolet, scompare del tutto. No, scappiamo. È totalmente scappato, o meglio non è scappato, è totalmente vaporizzato. E in quel momento, tiratemi un arcano, sia Beluria, tutti e tre, in realtà. Tutti e tre, tiratemi un arcano. Diciotto Teresa, scusa, 6. Io 6. No, 6... Se... Beluria che si sta prendendo i tiri di tutti. Allora, 18 Wanda, 6 che sarebbe un 1 per Engibook, e Beluriak tira un 6. No, non hai tirato nulla. Beh, hai tirato. Ah sì, 6, è vero, è quello sotto i danni, è vero, 6. Ok, quindi allora Engibook e Beluriak siete troppo presi da quello che sta accadendo. Engibook sei anche un po' più dietro, quindi non vedi bene questa creatura che all'improvviso sparisce. Beluriak eri così arrabbiato che non stai capendo cosa succede. L'unica che capisce qualcosa in tutto questo è Wanda, che mentre stavi riponendo la pozione hai visto quello che è caduto da lontano e hai capito chiaramente che quella era un'illusione, non era il vero Apolet. E sentite di nuovo la voce nelle vostre menti. Mai fidarsi degli avventurieri. Mentono. Depredano. Esigono. Non vedete niente? Ce ne stava mandando. Non vedete nulla, ma c'è... Dall'altro lato dell'isola vedete una figura dietro all'isola che va sopra e sotto il pelo dell'acqua. Molto lontana, anzi solo Engibook la vede in realtà. Già l'essere si gira verso di voi. Lasciatemi andare. Non voglio che moriamo tutti. E no, di fuoco. Questa volta no, io resto e combatto a costo di lasciarci la pelle. E è una pazzia, uso un'azione bonus per creare lo scudo magico con il guanto. Ok, quindi vedete che nella mano di Beluria appare uno scudo magico di luce azzurrina che si manifesta come sotto forma di... che tipo di scudo è? Dal punto di vista estetico, come lo vuoi? Allora, no, è semplicemente una... in realtà è uno scudo di energia o è un sovrascudo? È di energia. No, è di energia. Allora,
allora in realtà è decisamente molto simile al mio scudo, è solamente che emette della luce azzurra che con un po' filamentosa, diciamo, un po' frastagliata. Quando dici questo, evochi lo scudo, Jalester si gira verso di te e si avvicina a bracciate. Non credo sia utile morire adesso o portarci a fondo tutti insieme. Abbiamo rischiato grosso per salvarvi, non essere sciocco. Vedi che ha uno sguardo cupo. Basta non tornare mai più qui e la storia non si ripeterà. Andate via. Io chiaramente non sento questo che dice Jalester, però vedo lo scudo di Beluriak, capisco che comunque ha ancora intenzione di combattere. Dico, Beluriak, smettila, andiamo via, dobbiamo fuggire. Non è un avversario alla nostra portata. Che ti è venuto in mente? Io, diciamo, un po' confuso, rinuoto verso Engivuk, sempre con lo scudo attivo. Ok. Intanto in acqua vedete che dopo quanto è accaduto si stanno sotto il pelo dell'acqua, cominciate a vedere qualcosa che si muove. Non è grande come l'Abolet, ma ci sono figure, alcune piccole, alcune più grandi, che si stanno avvicinando. E adesso che vi raccogliete in gruppo, vedete intorno a voi alcune sotto il pelo dell'acqua, altre un po' sopra, cominciano a sbucare dei trogloditi e alle spalle di Wanda e di Engivuk cominciano a sbucare quegli strani ed enormi granchi che avevate visto non appena arrivati. Madonna mia. Dobbiamo appena scappare. Vedo sta situazione, io prendo Wanda per la mano, dico basta, via, dobbiamo andare via, la tiro proprio, non me ne importa proprio niente degli altri, cioè non ci vedo più. Quando tu la prendi e gli altri stanno lì fermi, sentite ancora una volta la voce. Fermi adesso. È un patto. Uno di voi rimarrà con me. Abbiamo già rispettato il tuo patto. Lasci andare via. Chi di voi rimarrà qui con me? Jalester vi guarda e di nuovo sembra non avere dubbi su quello che sta per succedere. Jalester, sembra... perché? La storia non si ripeterà, me l'ha detto anche Beluriak. E io sono d'accordo. Andate. Jill dice qualcosa. Jill al momento sembra confuso quanto Beluriak, è un po' rintronato e più che altro sta appoggiato a Ryu che lo porta sul pelo dell'acqua, e quando Jalester parla Ryu guarda un po' tutti voi. Non commettiamo lo stesso errore, non voglio che Jill rischi ancora una volta. Andiamo via. Torneremo. Sembra anche Ryu, sembra molto intronato e poco agile in acqua, e lo vedete anche con gli occhi un po' rassegnati da quello che sta accadendo.
Jalester intanto comincia, vi guarda, si gira verso di voi, Engibuk, anche verso di te, Beluriak. E una cosa che fai è guardarti negli occhi, Beluriak. Annuisce. Grazie. Non lo dimenticherò. Poi si gira e comincia a dare bracciate dalla parte opposta di tutte queste creature, dove aveva visto quell'ombra muoversi. Mentre Jalester comincia a nuotare in avanti, le altre creature, soprattutto quelle più grandi, granchi, spariscono sotto il pelo dell'acqua. Mentre i trogloditi si fanno più vicini. E uno di loro, tu solo Beluriak lo capisci, mi sa, in questo frangente, perché l'altro è Gil che sta rintronato addosso a Ryu, che dice di nuovo quella parola in abissale. Seguiteci. Io mi pare che lo parlo pure io, l'abissale. Se lo parli anche tu, capisci, seguiteci. Noi ora siamo vicini a un'uscita o no? No, allora voi, ora vi spiego. Voi sareste vicini a un'uscita, però vedete, vi ho messo più o meno dove state tutti quanti, ecco qua, tutti appiccicati. Siete vicino a delle uscite, però al momento i trogloditi vi stanno un po' guidando verso una direzione che non è né quella da dove siete arrivati voi, Wanda, Engibuk e Jalester, che adesso sta sparendo all'orizzonte nuotando, né da dove eravate arrivati in precedenza, Beluriak, tu che ti ricordi. State andando, o meglio, vorrebbero farvi nuotare verso questa zona qui, quindi in alto a sinistra, verso l'isolotto più a sinistra, per intenderci. Seguite questo gruppo di trogloditi che stanno intorno a voi e vi fanno strada? Ma chiedo, dove ci portate? Uscita. Liberi. Ma abbiamo la nostra zattera qui. Seguiteci. E io posso aprire la mappa seguiamoli. In questa situazione? Beh, è un po' scomodo, però... Puoi farlo, sì, però se ti metti a fermarti, loro ti tuzzuleano. Vabbè. Seguiamoli. Seguiamoli. Ok, li seguite tutti. Ryu vi segue, mentre guarda ogni tanto verso la figura di Jalester che si fa sempre più lontana. Quindi che... Ok, lo seguite, li seguite o meglio, e vi portano... Vabbè, già l'essere sparisce alla vostra vista. Voi però cominciate a nuotare verso questa zona qui. A un certo punto i trogloditi vi fanno segno di andare con loro sott'acqua. Uscita. Liberi. Andiamo. Andiamo. Andate sott'acqua e i trogloditi si mettono intorno a un cunicolo che voi non conoscete, non avete mai conosciuto, insomma non siete entrati da lì, è la prima volta che lo vedete, e vi fanno segno di seguirlo. Fanno segno di entrarci lì, loro non c'entrano, cioè stanno lì come ai limiti del lago. È simile al cunicolo da cui siete arrivati voi, Engivuk e Wanda, quindi molto stretto, molto piccolo, sott'acqua. Però... è in un'altra direzione, insomma. Che facciamo? Siete ancora sul pelo dell'acqua? Okay. Ah, no, hai ragione. Vabbè. Vabbè, siamo arrivati fin qui.
andiamo. Ok, entrate. Andiamo. Beluriak, tu li segui? Io sono molto rincoglionito, però sì, dicevo. Ok, è la stessa cosa come a Gil'Galad appresso al Ryu. E entrate nel cunicolo, quindi potete anche muovervi in autonomia. Io vi muovo Jill e... anzi, vi metto davanti, scusate, il cunicolo che magari non lo vedete. Qual è questo? Eccovi qua. Okay. Esatto. Nel momento in cui entrate nel cunicolo, sentite la voce dell'Abolet. Liberi. Liberi di provare ad andare via dalla mia tana. Oh, lo sapevo. Buona fortuna, avventurie. E cominciate ad andare in questo cunicolo. In questo cunicolo in realtà non c'è null'altro se non alghe, funghi, pezzi di tronco marcio. L'unica cosa che vedete, Wanda, Engivuk e Beluriak, è che non appena siete passati tutti, i trogloditi mettono qualcosa davanti all'entrata del cunicolo da cui siete entrati, un masso, non riuscite a capire molto bene. Quindi in pratica vi chiudono la via d'uscita alle spalle. Proseguite nel cunicolo fino a che potete proseguire, fino a che sbucate in una stanza più ampia. Aspetta, ti faccio fermare qui, Enguk, perché... E appena uscite dal pelo dell'acqua, davanti a voi... Beluriak, aspetta, facciamo così. Vi metto nelle posizioni che potete assumere, poi mi dite voi come state. Appena sbucate dall'acqua, vedete davanti a voi un comitato d'accoglienza. Trogloditi, uomini pesce, granchi, tutti davanti a voi. Tirate iniziativa. Ma mi posso spostare nella posizione in cui sì, siamo? Qui sono. Sì, sì, decidete pure voi dove potete mettere in quelle caselle lì, quindi decidete voi senza problemi. In quelle caselle... Ah, okay. Esatto, in quelle sei caselle decidete voi. Allora... No, ma io avevo tirato cliccando sulla pedina, non è uscito il... Vabbè, te la metto io. Quanto hai tirato? Ha tirato da solo. Avevo tirato 10 comunque. Affanculo. Ok, quindi 10 per Engivu. Ah no, scusami, aveva segnato bene. Era 2. Cioè, era 10 il dato, ma tengo 2 di bonus. 12. Ok, Wanda 13, suppongo. Sì. Durek 2. Ok, Beluriak, puoi farmi il favore di ritirare cliccando sulla tua pedina così mi esce in... Ci avevo cliccato in realtà, non so perché non... Non so, qualche volta non lo prendo. Vabbè. 3. Right. Ma... Vabbè, li tiro a mano, faccio prima. Allora, tiro anch'io per tutti quanti questi bei esseri che adesso vi mostro magari anche in chat, un attimo. Allora, tiriamo anche per i uomini pesce, meglio detti Quapoa, che sono i famosi bambini, quelli che tengono il marsupietto, ve li ricordate, no? Sì. Bambini? Sì. Quelle specie di... hanno un'immagine che somiglia... Ora ve lo faccio vedere. Anzi, ve lo faccio vedere subito, così Wanda se lo ricorda. Allora, vedete. Questi. Eccoli. Sono dei... Sembra che stanno... il lo zainetto per andare a scuola. Uomini pesce. Poi ce n'è uno... che ha una specie di... Avevo detto pescia, ma in realtà è una... La pesce. Lo dicono anche dalla chat, la pesce, sì. In realtà
È un uncino con questa specie di, non so, come lo potremmo definire, un arpione. E poi ci sono questi strani esseri che somigliano a degli enormi granchi, con dei tentacolini che gli escono dalla bocca, sono veramente molto brutti. Li potete vedere anche dalla chat. Adesso lo faccio vedere anche più grande. Eccoci qua. Quindi, i primi ad agire saranno i trogloditi, che non vi danno nemmeno il tempo di capire che cosa stia accadendo, che vi lanciano una gragnola di tridenti addosso, appena sbucate Un'altra dall'acqua. regola. Una gragnola di tridenti. Una gragnola di tridenti, Una ok. gragnola di tridenti. Per l'esattezza sono 1, 2, 3, 4 e 5. 2 vanno su Engibuk. E ti dico subito, quanta cassa armatura hai? Ok, 16. il primo lo riesci a scansare, lo vedi e va più in acqua. Il secondo invece ti prende di striscio e ti fa 3 danni. Quello dietro dove manda? Ma dove vedo io tutto questo? Non lo vedo più, Qui Amber. davanti. Ah, lì davanti. No, non puoi stare lì. Al massimo puoi stare qui. Prima Ah. posizione, prima linea. Sì, si era messa proprio via. Ok. Vabbè, sto lì. Altri due vanno su Wanda. Il primo, anche tu riesci a evitarlo. Il secondo no, e per te sono 5 danni. Mentre uno arriva fino a Beluriak, arrivando nelle linee all'indietro, cioè nelle linee dietro Engibuk e Wanda, e ti colpisce No, sta. sulla spalla e ti fa 3 danni. E adesso sta a Wanda. Ah, sta a me. Sì? Ma in tutto ciò noi siamo sopra l'acqua. Sì, Vabbè, sono stato sotto. siete appena usciti dall'acqua e ora vi descrivo meglio adesso. Vedete tutta questa marmaglia di creature? Voi siete praticamente su una specie di spiaggetta che va fino a diventare melma fangosa, quindi senza più acqua. Considerate che già da queste caselle davanti a voi l'acqua vi arriva alle caviglie, alle ginocchia, quindi non avete più tutti quei malus comunque. Mentre dietro di Ok. voi l'acqua sale sempre di più e potete riscendere nel cunicolo volendo. Ok. Quindi siamo completamente fuori dall'acqua, praticamente. Esatto, quasi completamente fuori dall'acqua. Buono. Allora, io vado avanti. C'è uno, due, tre. Wanda, quando giri l'angolo, vedi che alle spalle di uno dei granchi ce ne sono altri due che stanno lì fermi davanti alle uniche due uscite da questa caverna. Mamma mia, quanti mostri. Sono tantissimi. E io li arrostisco Ok, come li arrostisci? con Burning Hands. Con Burning Hands, quindi vedo se ti riesco a trovare. No, non ce l'ho. Vabbè, non fa niente, tanto è conico. Lo so. Verso quale direzione? Questa, aspetta, adesso ti prendo. Vabbè, comunque questa direzione. In mezzo a Ok. questo mucchietto, praticamente. Forse Va devi bene. abbassare troppo indietro per prendere tutto. Oh, questo mi sa che lo prendo. Questi due li prendo, Forse uno no? Assolutamente sì. Io Ah, sì. adesso Questo se no. riesco. Sì. No, Allora vanno bene questi. prendi questo qui e questo qui con un Burning Hands. Se invece fai un po' più di là, prendi lui, lui, lui e lui. Quindi se mi metto. Vabbè, se mi metto qua, praticamente. No, 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 penso intendevo tipo. solo per la direzione. Ah, nella direzione. Ok, allora mi metto nella direzione per prendere il numero più alto Guarda, te possibile. la metto così Verso almeno sinistra. ce l'hai. Aspetta, Esatto, verso sinistra. almeno così.
La vedete, no? Sì, sì. Ok, quindi questo... Così prendi... No, così prendi... quelli colpiti dalle fiamme, insomma, si vede. No, ok, voglio colpire quelli là sulla sinistra. Ok, quindi così. Giusto? Che se lo giri un altro po'... invece di 4. Non dovresti metterlo un po' più su? Sì, così prendi come ti avevo detto io. Esatto, così. Ok, perfetto. Allora colpisci tutti e quattro. Devono tirare un tiro salvezza su destrezza, così. Mi pare. Non mi ricordo. Sì, sì, è destrezza. Quindi... Sì. I Quatoa tirano su destrezza. Tu intanto tira i danni, eh. Perché non tira? Aspetta. Io sto tirando con tutti i tiri salvezza. Che, tra l'altro... Ma non sta funzionando, perché? Devi mettere il livello. Forse ti è andato dietro la scheda il livello. Devi selezionare anche il livello. Non lo trovo. Ok, trovato. Non vedo ancora i danni in chat. Ora sì. Fatto. Hai lanciato di livello? 2. 2. Quindi faresti 11 danni. E il Dueling Style non lo considerare? No, no, no. Infatti 11 danni. Sono 11 danni. E gli uomini pesce vengono abbrustoliti in pieno. Certo, 3 di 6, annaggia, hai tirato 1, 1 e 3. Che sfiga, stiamo tirando proprio basso. No, non hanno resistenza? Chi? Loro? È per un amico, no, perché siamo in acqua, cioè, No, è perché quando siete completamente in acqua hanno resistenza. Okay. Quindi grazie, ma in questo caso no. Ok, quindi vedete questa fiamma enorme di Wanda che come al solito dà fuoco a qualsiasi cosa non appena può. E sentite odore di pesce bruciato. È la prima cosa che vi arriva alle narici. Wanda rimane lì. E anche qualche pescia bruciata. Anche qualche pescia. Rimani lì, Wanda? Sì, aspetta però, che posso fare? No, niente, sì, resto lì. Ok, adesso sta all'uomo pesce alle spalle, vedi quest'uomo pesce che comincia a vorticare la corda che tiene questa sua specie di arma a tenaglia e te la tira contro. Wow. Quest'arma a pinza. Ti fa 5 danni, ti colpisce. Mm-hmm. E ti prende la spalla. Strish. Quindi al momento sei considerata trattenuta. Ti ha catturato con la sua arma a pinza. Insegnati 5 danni. E adesso che ti ha colpito, tra l'altro, lui prova a tirarti verso di lui. Quindi dovrai fare una prova di... un tiro salvezza su forza, per favore. Mm. Ok. Riesci a strisciare con gli stivali sulla fanghiglia che sta a terra, ma non riesci totalmente a fermare la sua forza che ti trascina verso di lui, quindi fai una casella in avanti. Ma quindi è questo granchio che mi sa che mi ha... No, è questo qui, questo uomo pesce
che ti ha tirato la sua corda con questa arma strana a pinza che ti ha colpito sulla spalla e ti sta cominciando a tirare. Ti ricorda un po' quello che faceva Morn con la sua balestra. Engivuk, sta a te. Allora, io chiaramente vedo Wanda in pericolo. Ah, cosa fare, cosa fare? Allora, sto qua, c'ho uno, due. Allora, mi puoi mettere il muro di spine circolare per vedere un attimino? Certo, certo che posso. Si chiama Thorns, mi pare. Come si chiama? Wall of Thorns. E io adesso te lo prendo subito. Circolare, hai detto che lo volevi? Sì. Ok. Eccolo dritto qua. Aspetta, vabbè, vediamo un attimo quello circolare, altrimenti uso quello. Questo è quello circolare. Te l'ho messo, comunque te lo puoi muovere almeno così. E di urlo, no, Engivuk. Vai. Perché così? Please. Così non sarebbe male. Oh yeah. Chiappo un po' di gente. Chiappo pure questo qua. Ok, quindi lo tiri così. Sì, direi che lo tiro così. Oddio. Vabbè, non lo posso sapere se non lo faccio prima, in effetti. Perché l'arma, la corda di questo che tiene Wanda, magari crescendo sto muro in mezzo. Non vorrei che poi me la tira dentro il muro di spine. Vabbè, comunque, vada così. Ok. Quindi tira i danni, poi loro devono tirare un tiro salvezza su destrezza, credo. Lo dico. Allora, Wall of Thorns, eccolo qua, e devono tirare su destrezza, sì. Ok, io già sto tirando. Master, scusa, c'era un danno da aggiungere all'azione che avevo fatto prima. Cioè? Dimenticata. È perché io, avendo Elemental Affinity, ai danni devo aggiungere il mio modificatore di carisma. Ok, quanti danni in più? 3. Ok, ricordalo. E io comunque me lo scrivo qui. Sto mettendolo, questo deve stare... La live sono 34 danni. La roba. Sono 34 danni? 34 danni, complimenti. Very, very compliment. Sì, ti abbiamo resuscitato, Gianni. Sei con noi. Sì, al momento è... Allora, hai fatto 34 danni, però... ma stai per morire. Quello che succede è... che Engivuk con il suo bastone fa apparire questo enorme muro di spine che comincia a prendere dal basso verso l'alto tutta la caverna in modo circolare. Wanda, tu all'improvviso vedi la corda che ti teneva spezzarsi, quindi sei libera dal colpo dell'uomo pesce, e i danni arrivano belli grossi. Quanto è il tiro salvezza? Cioè, quanto è il livello di tiro salvezza? 17 alla faccia. In 34 danni lui se li becca tutti. Lui 34 diviso 2, help me, 17? Sì, 17. Ok. E lui ci lascia. Ve lo segno anche nella mappa, poi vi dico cosa sta accadendo.
meno 17. Ok, allora quello che succede è che questo muro di spine copre adesso parzialmente la visuale di te, Wanda. Fuori dal muro di spine sei rimasto solo tu, l'uomo pesce alla tua sinistra, il troglodite alla tua sinistra e gli uomini pesce alla tua destra. Mentre qui davanti adesso non vedete più nulla, non vedete né più l'enorme granchio che viene praticamente racchiuso in quest'anello ad arena di spine, né l'altro uomo pesce. Ottima mossa, Andybook, rimani lì. Fammi pensare. Sì, tra l'altro ha dato meno 3 al master, cioè l'assente di stasera, cioè quasi quasi la prossima volta gli faccio fare, gli faccio tirare meno 20 al dado, ma non ricorderò. Adesso l'ho visto, quindi adesso tirerò col meno 3 il prossimo. Ok, quindi Andybook stai lì. Sì, resto qui. Ok, adesso sta non a Gilglad come si vede, ma all'uomo pesce, quello che avete visto lanciare questa strana arma contro Wanda. Però non riuscite a capire che cosa sta facendo. Sentite però dei colpi provenire dal retro del muro di spine. Gilglad e Ryu, li considero che hanno la stessa iniziativa, sbucano di fianco a te, Beluriak, e cominciano ad attaccare. Ryu con il suo arco, mentre Ryu, Gilglad con il suo arco, mentre Ryu ha cominciato a prendere il volo e ha cominciato ad arpionare gli uomini pesce. Mentre metto di nuovo, eccola qua, Wanda in live, che dovrebbe andare, sta agli uomini pesce. Loro invece cercano di chiudere un po' come a branco tutti voi, quindi si avvicinano e attaccano. Vediamo un po' cosa sono in grado di fare questi Quatoa. Allora andiamo con ordine. Il primo, uno di questi, attacca Gilglad, e io mi segno io le cose di Gilglad, non vi preoccupate. Attacca e colpisce Gilglad. Quindi vedete che Gilglad si prende un morso da uno di questi uomini pesce. Altri due attaccano Andybook e altri due attaccano Wanda. Hanno delle strane lance in mano che sono il legno dei funghi, ovviamente, del sottomonte, e queste lame sono tenute insieme da alghe sfilacciate. Sono molto molto particolari e vi cominciano a cercare di infilzare con queste lance. Andybook, tra i vari colpi, uno ti colpisce al fianco e prendi 5 danni. Wanda, okay, tu invece ne prendi, tra i vari attacchi che ti vengono addosso, ne prendi ben 12. Minchia, io faccio shield come reazione. Ah, ok, hai quanta armatura? 15. Ah, quindi in realtà li pari entrambi. Quando attivi lo scudo come reazione, le lame non riescono a colpirti, quindi in realtà prendi 0 danni. Ottima mossa. E faccio, dura un round, giusto? Sì, dura un round. Rimani così difesa dallo shield per un intero turno. E l'ultimo, però, Quatoa. Attacco è quello che attacco, sì, quello che ha attaccato Wanda. Ok, faccio un attimo l'ultima azione del Quatoa, che cerca di lanciarvi una rete addosso a entrambi. Mi dovete fare una e vi colpisce, mi dovete fare un tiro salvezza su forza. Cioè, scusatemi, su destrezza. Ok, Andybook riesce a rotolare via. Ma veramente? Con 4? Ah no, 4, scusami, ho visto Teresa, cioè Wanda che ha fatto. Okay. Aspetta. Wanda riesce a rotolare via. Faccio Indomitable, sì. Ah ok, quindi puoi ritirare un tiro salvezza che hai fallito, vai, ritira. Sì, un attimo che me lo levo. E
20. Ce la fate, ce la fate, quindi arriva questa rete addosso, ma riuscite a togliervela di dosso e a lanciarla al lato, nella fanghiglia. Poi Angiuk, puoi fare l'attacco che volevi fare? Sì. E purtroppo non hai vantaggio, altrimenti sarebbe stato un 20 naturale. Ma hai fatto un ottimo 22 e hai fatto 19 danni. 19 a chi? A quello danni. Che ti ha attaccato? O che ha attaccato Wanda? Ha attaccato Wanda. Ok, quindi è questo qui che semplicemente... Ma ha attaccato pure questo? O questo sì, tutto la rete? Ha attaccato entrambi. Quello che sta a destra ha lanciato la rete. No, e io attacco questo qua, quello più questo. Lontano. Ok, quello più vicino a Wanda, diciamo. Sì, 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 ho capito. E come lo vuoi uccidere? Gli taglio... Quella ha attaccato Wanda, quindi appena vedo questo attacco di reazione gli taglio un braccio e poi lo infilzo. Ok, quindi vedete, quindi Wanda, vedi che appena uno dei Quatoa ti ha provato ad attaccare, tu ti sei difesa benissimo comunque da sola, ma appena... uno di loro ti ha mosso contro Angiuk, vai, ti ha dato un braccio e poi l'ha infilzato e cade ai tuoi piedi morto stecchito. E adesso sta Beluriak, che prevedo già che gli prudono un pochino le mani. Porca miseria. Ragazzi, scusate, avete presente il video di quel tipo che prende a schiaffi ad una festa, tipo tutti quelli che arrivano di pure i poliziotti e quello continua a menare, così è Beluriak. Poi magari mettiamo il link, farò una clip, farò uno short, vai Beluriak, mena e poi io ti monto io con il video, con questo video qua. Mi caserebbe tantissimo. Allora, io mi piazzo qua e sì. Poi sto un... inizia a fare dei movimenti con le mani circolari questo giro, tipo ok, così. Come fa, scusa, ripeti? E... sì. Ok. Ok, grazie. Intorno a me iniziano a apparire all'inizio delle forme un po' indefinite, un po' tipo delle forme d'ombra, un po' appunto vaghe, che poi però man mano prendono forma e iniziano a roteare intorno a me. Vedete che si tratta di tantissimi gorilla incazzatissimi con gli occhi rossi, come quelli che hai picchiato contro il muro tu. Esatto, prendendo ispirazione proprio da quelli, e si traduce in uno Spirit Guardians di livello... sì. È in pratica, per spiegarlo, è un'aura che si intorno a Beluriak, formata da questi spiritelli che hanno la forma che vuole l'incantatore. Quindi nel caso di Beluriak, questi gorilla che volano, questi piccoli gorilla che volano in aria con gli occhi rossi incazzati come iene, che cominciano a dare mazzate a chiunque si avvicina. Quindi tu becchi... in un'area di, scusami, mi ripeti, in un'area quanto grande? 15 foot radius. Ok, quindi prendi praticamente tutti quelli che ti stanno intorno al momento, tutti, tranne questo. E gli fai 24 danni, giusto? 24 danni, sì. Ok. Però fanno il tiro salvezza su contro... saggezza. 16. Esatto. Ok, uno. Se lo passo ne prendono la metà. Ok. E il livello di difficoltà è 16, giusto? CD 16. Classe di difficoltà. Perfetto. Allora, quelli più vicini a te, come li vuoi uccidere? Cioè, cosa fanno i gorilla? I gorilla li prendono a saccagnate e li fracassano il cranio. Quindi vedete i gorilla che passano e prendono a schiaffi. Prendono letteralmente a schiaffi queste creature. E anche quella che sta vicino ad Angiebook in realtà muore. Uno dei gorilla arriva e praticamente lo penetra da parte a parte. Questo no. Questo no.
sollevando tutti. Ok. Ottimo turno, Beludia, che hai fatto un po' di pulito intorno a te. E adesso cominci a vedere i cadaveri di questi pesci che poi erano anche, ora che ci lo noti, è anche un po' già in putrefazione sulla fanghiglia. E cominciano a perdere del sangue che non è totalmente sano. Vedi che ci sono delle striature nere nel sangue di queste creature. E gli occhi, prima languidi, non appena cadono a terra privi di vita, sembra che come se si togliessero un velo dalla vista. Però sono fissi e immobili a guardare il soffitto, perché sono stati vittima della saccagnata dei tuoi gorilla. Poi, come azione bonus, lancio lo scudo. Ok. Quindi riformo questo scudo di energia. Sì. E appare questo scudo azzurrognolo. E mi metto sopra il cadavere di questo tizio. Quindi adesso adesso anche questo tizio qua può appuntare. Beh, devi cliccare, tenere cliccato, io vedo il ping. Ok, perfetto. E anche questo, siccome è entrato nella sfera di gorilla, dovrebbe tirare. Sì, però mi sa che è subito appena ci entrano o al loro turno successivo, giusto per capire io. Quando la creatura entra nell'area per la perfetto, prima volta, allora lo deve tirare. Ok. E poi anche quando parte il suo turno, sì, starta il suo turno da lì. Ok, lo deve tirare e entri nel raggio di questo troglodita e come lo vuoi uccidere? Il gorillone gli fa un suplex e gli passa la testa. Bene, gli spezza il collo. Questi gorilla li prendono il troglodita, gli fanno un suplex di gruppo e gli spezzano il collo. E quindi contro uno dei massi di questa caverna. Ok, rimani lì. E prenderei 1, 2, 3, 4. Quindi anche questo. Sì, ho fatto tutto. Loro li hai presi, però non sono morti, semplicemente. Non ti preoccupare, ho tirato su tutti. Quindi se mi fermo qua, diciamo che prendo tutti, se non sbaglio. Prendi tutti al momento, tutti quelli che vedi. Ok. Questo non lo vedi perché è dietro il muro di spine, ma l'ho messo io per l'iniziativa. Ok. Però lo prendo uguale? No, perché è dietro il muro di spine. Ok. Va bene, allora mi fermo. Ok. E sta proprio a questi esseri granchi enormi. Sentite delle botte dietro questo muro di spine, fino a che vedete un pezzo di muro di spine che vola via e vedete uscire una chela dal buco e comincia ad allargarlo e cominciate a vedere questo enorme granchio. L'altro invece fa questo giro qui. Ok. E sono così enormi che quando una delle sue chele, dei suoi bracci, va in avanti, riesce a raggiungere addirittura anche Wanda, che sta in teoria dietro al troglodita. Ma questo essere riesce a prenderla. Wanda, quanta classe armatura hai? Ricordamelo. Non ti sento. Voi sentite Wanda? È un problema mio? No, aveva già. No, avevo muto. Okay. Considerato lo shield 21. Ok, non è ancora rientrato il tuo turno, quindi è ancora attivo lo shield. Il primo colpo non ti becca. Va a infrangersi contro lo scudo. Il secondo, invece, senti il colpo di questa pinza, di questa chela,
colpisce lo scudo, lo infrange e ti dà una botta incredibile allo sterno e ti prendi 9 danni. Posso farne un altro? No, perché hai già usato la tua reazione. Vabbè, quanti? 9? 9 danni e devi fare... anzi no, non devi fare niente. Questa enorme chela ti prende per i fianchi e ti alza. Quindi tu, Handybook, che sei a fianco a Wanda, vedi questa enorme chela che ha arraffato la tua piccola Wanda e la sta alzando in aria. Mentre cominci anche a sentire un po' di scricchioli. Wanda, tu cominci a sentire gli scricchioli della tua... delle tue ossa, delle tue... qualche costola probabilmente si sta incrinando. L'altro fa il giro di qua, 1, 2, 3, però non riesce a passare, quindi cominciate a sentire dall'altra parte contro il muro di spine. Ora sta ai troglodita che sono sopravvissuti e quello che fanno, vediamo un po'. Intanto devono tirare tiro salvezza. Devono tirare tiro salvezza. Anche Wanda e anche tu, Beluriak, mi devi tirare un tiro salvezza su Costituzione, per favore, quando si avvicinano a prescindere i troglodita. Intanto ritiro anche a loro il tiro su saggezza contro il tuo incantesimo. Un tiro su Costituzione. Ok, il primo è passato. Wanda, secondo no. Beluriak 12. Ok, allora Wanda, tu cominci a sentire una puzza nauseabonda poco prima che dal terreno sbuchi un mini gorilla traslucido azzurrino con gli occhi rossi, incazzatissimo, che prende a sberra il troglodita e lo fa cadere dal terreno. Purtroppo per lui non ha avuto modo di fare nulla. È uno dei tuoi, sì. Mostro. No, no. È proprio il tuo. E l'altro invece è riuscito a resisterti, Beluriak. Tu sei riuscito a stento, anche tu col 12, sei riuscito a stento a resistere a questa puzza nauseabonda elettroglodita che si è avvicinato, che prova a colpirti e a morderti. Ti colpisce e ti fa 4 danni. Ma con quanto mi colpisce? Con 23. Porca miseria, allora me riprendo. Mentre poi comincia, ti arraffa per la tunica e comincia a graffiarti. Però tu, visto che hai l'armatura pesante addosso e riesci adesso, i tuoi gorilla ti danno una mano nel tenerlo a bada, riesci a non essere colpito dai suoi artigli. Ryu e Gil-galad in questo momento fanno qualche passo in avanti. Allora Gil-galad si mette in questa posizione qui dietro a uno dei troglodita e lo trafigge con la sua spada, la doppia spada. Quindi anche questo troglodita ci saluta, mentre Ryu vola ancora più in alto, fin quasi al soffitto della caverna, si mette qui e spara un raggio di luce. Spara un raggio di luce nel buco creato da quella creatura a granchio che sta spaccando il muro di spine che ha creato Handybook e va a colpirlo proprio qui, nel buco che aveva creato. E vedete che altro pezzo di muro salta in aria, però il raggio di Ryu, il raggio lucente, di luce quasi argentea e biancastra, l'ha colpito in pieno. Wanda, sta a te. Una cosa, io non vedo Beluriak sulla mappa. È dietro Handybook. Sotto il cadavere del pesce. Aspetta, glielo metto sopra. Ah, ok. Aspetta, faccio questo, faccio livello sul retro. Ora dovreste vedere Beluriak sopra. Era soffocato da un pesce. Allora, domanda. Io sono ancora imprigionata nella chela. Sì, tu sei imprigionata nella chela, però hai le braccia libere. Questo significa che puoi lanciare incantesimi, puoi fare quello che ti pare, però non puoi muoverti e sei sospesa a mezz'aria, presa in questa chela. Ok, allora io prendo lo stocco. Ok. E lo infilo
mezzo con lo provo a infilzarlo con lo stocco. Ok, attacca. E attacchi con svantaggio perché sei appunto grappled. 20. Però hai tirato un ottimo 20. Hai fatto ben 12 danni a questa creatura che la senti che fa un suono strano, abissale, non sai che cosa sia, ma rimane saldo con la presa intorno ai tuoi fianchi. Ok, e uso, spendo dei punti magia. Ok. Punti stregoneria per fare un incantesimo. Sì. E faccio, aspetta, volevo capire un attimo quale mi conveniva di più. Data prima, vabbè. Allora gli faccio una chromatic orb di fuoco. Questo è chiaramente, è chiaramente. Questo è un onore, in onore a Iris Biel. Iris Biel, che l'unica cosa che faceva era tirare chromatic orb. Faccio una chromatic orb. Di che elemento, scusami? È fuoco. Ok, vai, colpisci, cioè prova a colpire. Quindi una sfera cromatica si comincia a creare intorno alla mano di Wanda, che poi la lancia contro quest'essere. 13. Però questa sfera di fuoco si infrange contro la sua corazza molto molto forte. E quindi mi dispiace, ma non gli hai fatto danno. Rimani lì, suppongo, è l'unica cosa che puoi fare, quindi sta a Engibook. Questo granchio gigante è considerato vicino a questo? Sì. Allora uso la Green Flame Blade, quindi... Aspetta, però ti devi avvicinare. No, io attacco lui. E la Green Flame Blade... Attacchi... Io attacco questo uomo pesce. Ah, ok, attacchi l'uomo pesce, perfetto, attacca. E l'esplosione la mando. Giusto. Quindi. Cioè, faccio il primo attacco normale. Madonna mia, non trovo più la... O magari muore. Fail! Un ottimo fail con il primo attacco normale. Un ottimo 1. Quindi... quello che succede è semplicemente provi a colpire l'uomo pesce, lo colpisci anche, ma la tua spada si incricca in una delle sue... come si chiamano? In una delle sue branchie. Quindi rimani bloccato lì col braccio. E poi la sfili via. Però non gli hai causato danno. Vabbè, faccio il secondo attacco... chiaramente con l'altra che ho... cioè io la Green Flame Blade la... vabbè, lo dovevo specificare. Però essendo il secondo attacco che faccio con la Green Flame Blade, l'ho la fatta con... sull'altra. Sì, ok, cioè, ok. Sulla nebbia. Vai. 15. Ok, un ottimo 15. Lo colpisci e gli fai 7 danni. Questa è la Green Flame Blade, giusto? Sì, aspetta. Esatto, sì, e il fuoco... E anche va. Il fuoco devi tirare, però. Il fuoco, perché gli fai 7 danni normali più il dado di fuoco della Green Flame Blade. Che sarebbero 2 di 8 più esatto. Il mio modificatore. Allora, 2 di 8 sono 9 più... Ok, quindi sono 16 danni. Che è 11, quindi 20. 27 danni al granchio. 20... No, aspetta. No. Un attimo. 7 allora, danni all'uomo pesce. Quindi non fai danni magici al primo attacco, sei sicuro? Solo 7 danni no, fai? Mi pare di no. Allora. Mettimi no, il Green Flame Blade in chat. Non, okay. No, la prima creatura si piglia solo l'attacco. Ah, ok, ok. Mentre l'altra seconda creatura si prende il fire damage più lo spellcasting ability modifier. Quindi all'11° livello sono
No, fai anche 2 di 8. Sì. Fai 2 di 8 in più a questo che colpisci. Quindi 7 più 2 di 8. Tira i 2 di 8. Vabbè, considera questi qua che ho tirato. Sono 7 più 9. Esatto, 7 più 9 sono 16 danni. Gli fai a 16. Questo. E quindi come lo vuoi uccidere intanto a questo? No, a questo... No, lo... Proprio un fendente orizzontale nell'addome. Ok. E in direzione del granchio gigante, quindi la fiammata praticamente continua poi addosso a quello. E l'altro prende 2 di 8 più 11. Esatto, sì. Quindi tira di nuovo i 2 di 8. Sono 15 danni all'altro. 15 danni. Ottimo. Ottimo, quindi vedete Engiuk che ammanta la sua scimitarra di fiamme verdi, taglia a metà l'uomo pesce e la fiammata investe anche il granchio che tiene Wanda per la chela, che comincia a dimenarsi ma non accenna ad abbassare Wanda al terreno. Che cavolo. Dal buco rimani lì? Scusami, no, aspetta, penso di sì perché questo poi... per forza. Ok. Sì. Dal buco che ha creato uno dei granchi esce anche l'uomo pesce che aveva in mano quella strana arma che ora ha lasciato andare perché è stata rotta dal muro di spine. Però quello che fa è con cattiveria cercare di morderti Engiuk, perché Wanda è a mezz'aria, è un po' troppo alta per lui, quindi prova a morderti. Tiro salvezza prima. Tante volte. Ah, vero, tiro salvezza anche perché è entrato nel. Appena caccia la testa fuori, stanno le scime che l'aspettano fuori al buco. Tra l'altro, quanti danni prende? Dovremmo ritirare i danni, no? Ritirali. Ok. Perché non ha passato il tiro salvezza, quindi vediamo quanti danni fa. I danni non sono gli stessi prima, devo ritirare. Sì, devi ritirare. Bene. Ovviamente non vale come spell slot, sì. Solo per i danni. Ricordo che anche se fallisce ne prende metà. Sì. Non ha cioè ha fallito. 30. Ha fallito e quindi di che livello era? Cioè il lancio superiore l'hai tirato come prima? Sì, a livello 5. Ah, perfetto. 31 danni. Yeah, ok. Baby. Quindi arrivano tutti questi gorilla che bo. Cominciano a dargli così tanti cazzotti che Engiuk arriva da te che c'ha sangue ovunque e prova quasi per disperazione a morderti accasciandosi su di te praticamente. Prova a morderti e ci riesce con un 17. E ti fa 5 danni. Una volta che ti ha preso, prova a stringere e a muovere, però tu ormai è troppo stanco, quindi te lo levi di dosso e lo sbatti a terra, però vedi che sta messo proprio male. Gil'Galad in tutto questo... Sbatte a terra e muore. No, non muore. Gil'Galad in tutto questo continua a tirare frecce verso, stavolta, il granchio, quello davanti a Wanda. Quindi vedete le frecce di Gil'Galad che cominciano a conficcarsi nella corazza del granchio. E sta l'uomo pesce accanto a Beluria che deve ritirare su. Deve ritirare su saggezza. Le scimmie. Allora. Ok, avrebbe superato, però vediamo quanto danno fai. Quindi descrivi tu come muore dai gorilla. Veramente i gorilla li prendono le braccia, gliele tirano via. Proprio lo smembrano. Fatali, lo stracciano. E quindi dovrebbe fare qualcosa, ma è morto. Quindi sta a te, Beluria. Allora, io... ho una spiritual weapon. Ok. Livello 3.
Però va su concentrazione come Spirit Guardian, quindi vanno via gli Spirit Guardian. No, non è concentrazione. Ah, no? Ottimo, ok. È evocazione normale. Ok, e la a chi attacchi? Questo qui messo male. Ok, quindi come è fatta la tua Spiritual Weapon? È una mano. Questo volevo dire, cioè... No, cioè, è vero, era il pugnone enorme. Era una mano enorme? Una mano enorme, sì. Quindi praticamente quello che succede è che tutto sto... quest'uomo pesce che sta tutto già intufato di mazzate da tutti i gorilla che l'hanno preso ammazzato, si sta accasciando a terra. A un certo punto arriva una mano che boh, gli schiaccia la testa e vedete prende sulla fanghia, lo schiaccia del tutto. Ok, quindi fuori la mano resta lì. Posso avere un simbolo di mano? Il simbolo di mano? Sì, dai, ti metto la mano. Io di Big Ben. Una spada, qualcosa, sapete, capite? Che no, no, te la metto. Sì, la mano di Big Ben. Ci sta la mano di Big Ben. Esatto. esatto. Sì. Beh, mentre la metto, tu che cosa fai? Comunque. Poi lancio una Sacred Flame. Ok. Contro questo tizio qui. Ah, che giustamente devo tirare. Dai. Sì. Sarebbero 16 Radiant. Ok. Spettacolare sta mano. Sì, adesso questa mano qui, che sta qui, giusto? Sì. La metto qua. Sì. Ok. Allora, la Sacred Flame però, sì, sarebbe un trucchetto e lo puoi fare. Su chi hai detto che l'hai fatto? Sul granchione? Quello che sta tenendo Wanda, ok. Tira un tiro salvezza su destrezza. Ma non lo supera, tu hai 16, quindi gli fai 16 danni. Che porca... Cioè, un trucchetto, va bene. 16 danni di trucchetto. Poi basta. No, mi devo muovere. Sì. Beluria che è rotto. È inarrestabile. Beluria che cazzo nero, ragazzi. Va nel fato. Si muove. È qua. Dai. Ce la faccio. È giusto. Non so se sono in range. Penso di sì. Sì, è in range e quindi deve tirare il tiro salvezza su saggezza. Lui. Esatto. O si sciuccia la bellezza di... Lo supera, ma si becca comunque 14 meno alla metà è 7. Cosa? Va bene. Ho tirato 2-1. 3-8. Sì, sì, è entrato molto poco. Però gli hai fatto comunque 7 danni. 7 danni. Ed ora sta a loro. Ora sta e loro. Però entrambi ritirano il tiro salvezza. No, incredibile. Ridire i danni, questo una sola volta. Oh, uno ha tirato 20 naturale. Ci sta. E gli fai 25 danni, che sarebbe la metà di 25 e 12, arrotondato per difetto. E questo invece meno 25. Ok. E quindi questi gorilla veramente sono on fire, cominciano a dare danno, cazzotti a destra e a manca, non vogliono sapere nulla. L'abbiamo visto, mi prendo pure io un cazzotto, boom, boom, sceso. Cominciano a menare ovunque. E però questo granchio che tiene Wanda comincia a avvicinarla a sé e Wanda, vedi che questo granchio da queste, con queste chele giallastre macchiate di fango, di macchie marroni, verdastre, pieni di alghe, puzza tantissimo, apre la bocca e vedi dei tentacoli che escono dalla bocca
e che provano a colpirti e a morderti. Fammi un tiro salvezza su Costituzione. 23, okay. Yes, brava! Senti, senti questi tentacoli che ti toccano viscidi sulla pelle. Uno di questi tentacoli vedi che ti punge e senti una strana sensazione di rigidità nei tuoi muscoli. Però poi riesci subito a scansartela da addosso. Ti muovi un po' rintronata, però sei riuscita a resistere. Ma le pinze ti continuano a stringere. La prima volta metti le mani intorno ai fianchi e cerchi di tenere lontane queste pinze, quindi resisti. La seconda volta non riesci, ti colpirebbe con un 26 e ti fa 7 danni. Tanto anche vantaggio, perché appunto sei... 7 detto. Questo è il primo, sì, 7 danni. L'altro si muove qui, ormai distrugge quasi tutta la barriera di spine. Fammelo mettere sopra, sul davanti. Si becca i danni del muro di spine. Sì, sì, già li ho calcolati già perché l'ha praticamente rotto, quindi l'ha dovuto prendere per forza. Si avvicina a voi, Engivuk prova a prenderti con le sue attacco di pinza. Di Kela ti prenderebbe, visto che anche no, non è, con un 17. E vabbè, uso shield. Ok, quindi il primo attacco usi lo shield, lo scudo magico che appare davanti a te. Il secondo, anche questo riesci a pararlo con lo scudo, però senti tremolare la magia. Questo enorme essere sta mettendo a dura prova lo scudo magico che hai creato. Quello alle sue spalle, pure che ormai lo levo il muro di sfida perché ormai lo hanno sfondato del tutto, si avvicina anche lui qui e cerca di prendere anche lui te, Engibuk. Hai dalla tua lo scudo. Hai dalle tue... però prima è vero... dannazione! Tira i danni. Ha tirato un 20 critico, però comunque si prenderà la metà dei danni. Quindi appena si avvicina questo arrivano i gorilla e gli fanno la bellezza di 15 7. diviso 2 7 danni. E lui però prova ad attaccare di nuovo Engivuk, quest'altro granchio. Che a quanto arriva la tua classe armatura adesso? È 16 più lo shield. Quindi 21. Ok, quindi il primo 21. Colpo riesci di nuovo a coprirti. Il secondo invece il tuo scudo va in frantumi. E la Kela ti prende per le spalle, ti fa 11 danni. Ah. E sei considerato trattenuto, bloccato. Ryu e Gil'galad, sempre dalle retrovie, lanciano tutto quello che hanno. Vedete delle frecce ammantate di luce che arrivano da Gil'galad. I colpi di Ryu che continua a volare sopra le creature, a colpire con i suoi artigli. Quindi vi stanno aiutando dalle retrovie. Wanda, sta a te. Sei ancora presa a mezz'aria con questa Kela del granchio che ti tiene lì ferma, fissa. Io vado di nuovo di stocco. Lo colpisci con un altro 21 e gli fai 8 danni. Lo cominci a vedere che parte dell'armatura intorno alla Kela, intorno a tutto il suo braccio, sta cominciando a creparsi. Vedi la carne viva sotto, quasi marcia, putrefatta e soprattutto terribilmente puzzolente. E gli casto un altro Burning Hands, quindi usando di nuovo i punti stregoneria, sì. Giusto? Sì, ok, quindi e prendi tutti e due quelli davanti a te. Faccio vedere anche in live
Sì, esatto. Sì, ok. Così. 14. 14 danni, devono fare un bel tiro salvezza su destrezza. Che uno supera e l'altro pure, quindi si prendono la metà dei danni, cioè 7. Lo vedi veramente molto molto male questo. Quello che ti tiene per quello che ti tiene per la chela sta messo veramente molto molto male. L'altro invece sarebbe sembra questo, non avere... no? Esatto, quello più a destra. Allora, io sono abbastanza incazzata, quindi uso Action Surge. Ok, e... Action Surge. Uso Action Surge e evoco la spada di fiamme. Ok. E lo attacco. Vai. Quindi, Amanda, prima attacca con lo stocco. Che lo lascia infilzato nella la Flame Blade, che lo lascia infilzato nel braccio. Poi uno spruzzo infiammato, come al solito Wanda brucia qualsiasi cosa davanti a sé, e poi evoca una spada di fiamme con cui lo attacca. E per attaccare... Infatti, ciò è la prima volta che vedo sta cosa. Attiva, figo. Critico! Critico! Purtroppo il live non si vede, perché si vede il 5 del vantaggio. Anzi, guarda, ve lo faccio vedere un attimo. Aspettiamo, facciamolo vedere, facciamolo vedere, eccolo qua. No, no, tu non lo vedi. Mannaggia, no. Aspetta, aspetta, lo faccio vedere, lo faccio vedere. Lo faccio vedere. No. Il boss... Ecco qua, si vede adesso il 20. Ecco qua. Quindi avete visto un bel 20. Critico, che gli fa 9 più 9, 18 più 2. Vale per la Flame Blade, il Dueling Style. Sì. Quindi vale 20 più il tuo modificatore, perché hai detto che la cosa del fuoco, esatto, no? Esatto, esatto. In realtà anche prima. Sì, sì. E quindi, Wanda, dimmi un po' come lo vuoi uccidere questo quello granchio. Che mi trattiene, ovviamente. Quello che ti trattiene, sì. E gli trancio il braccio per liberarmi. E quindi poi atterri una volta che hai tranciato il braccio. E poi? E poi lo infilzo da sotto. Quindi poi corri verso il granchio con questa spada infiammata dal basso, quindi dal ventre, dove l'armatura è più molle, è meno forte, è meno resistente, gli infili tutta la spada infuocata su per il petto. Ah. Su per il petto. Adesso. Su per il petto. Su per il petto. E adesso sta a Andy Hook. Allora, adesso facciamo. Finalmente. Anche io infiammo la mia spada con una fiamma verde, però, e attacco quello che okay. Mi trattiene. Un attacco normale. Spada del vizio, della del vizio. 18. 18 lo colpisci, gli fai ben 12 danni. Più 2 di 8. 6. No. Ok. Sì. Sì, 6, 6, 6. Sì, 6. No. Sì, dovevo aggiungere il secondo attacco, vabbè. No, anche a questo, ti confondi sempre. Ora anche al secondo attacco fai altri 2, che sarebbero 6, più 11, sì, che sono 17. Quindi meno 17. Quindi di nuovo Andy Hook, questa fiamma verde che colpisce sia il primo che il secondo granchio. E poi fa un ottimo 23 con l'altro attacco e gli fa altri 11 danni. Più altri 9, hai 20. No, perché? Perché altri 9? La fiammata è già fatta. Allora non ho capito niente. Non hai capito Io niente? Io ho attaccato. Allora, quando faccio Green Flame, il primo attacco normale. E allora, sì, fai un attacco con la spada.
Ai danni normali aggiungi 2 di 8, quindi 6, quindi 12 più 6, hai fatto 18 danni. In più il secondo, quello che viene colpito dalle fiamme, si becca 6, che sono i 2 di 8, più 11, che è il tuo modificatore. E si becca anche 17 danni anche lui. Fatto. Ora hai un altro attacco, però senza i 2 di 8 in più, perché è un altro attacco normale, hai fatto 11 danni. Poi magari te lo rispiego con un fogliettino e con uno schermo. Va bene, ok, ho capito. Io volevo usare la stessa cosa, però l'effetto della Green Flame Blade l'avrei usato sul secondo attacco. Il primo era normale. Okay. Mo abbiamo fatto tutto al contrario, uguale. È andato bene, infatti dimmi come uccidi il granchio davanti a te. Quello che mi mantiene. Quello che ti mantiene. Allora, vabbè, il primo attacco era ovviamente sul braccio, quindi anche io mi libero. No, poi vedendo Wanda replico, ho detto che il papà non è da meno. Quindi vado anch'io sotto, con questa spada infuocata, lo infilzo e c'è proprio questo sangue che bolle per le fiamme e questo granchio che mette un urlo di dolore. Vuoi rifarmi un urlo e di dolore? Vabbè, l'ho fatto proprio. Va bene quello che ho fatto. È un po' basciaiola, sì, si esce da noi. E poi anche io superi il petto. Super il petto. Anche tu superi il petto con questa scimitarra. Superi il petto che lo tranci a metà in verticale. Non a caso la mia scimitarra è la scimitarra del vizio. C'è qualcuno che tiene il vizietto su per il petto. E rimani lì, suppongo. Rimango qui? No, perché mai dovrei rimanere qui? Mi metto vicino a Banda, così la guardo. E adesso mi pago il lavoro. Quindi metti i piedi sul cadavere dell'enorme granchio, praticamente. Sì. Salti su una delle sue chele e stai lì a fianco. Beluriax, a te. Allora, Beluriak. Intanto uso l'azione bonus, muovere la mano, vabbè non ci riesco, se muove tanto uguale, e ridò un altro schiaffo. Ci sta. E... io vedo orologi ovunque, orologio su Banda, orologio su Beluriak. Sì, è perché stanno concentrandosi. Concentrati, ci stanno concentrati. Ok, sì, hai fatto 5. In teoria però hai fatto per colpire 10, quindi lo colpisci, però sì. Senti proprio che la sua corazza regge il colpo, non gli fai nulla. Ok, come secondo attacco, come azione gli lancio un Guiding Bolt, quindi l'altra volta muovo il dito e dal dito parte un fascio di luce che va a colpire la creatura. Ok. Forse, e se la colpisce la illumina. Vediamo se la colpisci. Posso attaccare Touch of com'era? Channel Divinity qui. La Channel Divinity no, con Guiding Bolt no. Ma solo con attacco corpo? Sì. Va bene. Ok, allora tiro. Guiding Bolt, livello 1. Con un ottimo 12, il tuo ditino purtroppo manca il bersaglio e passa oltre il granchio e va a infrangersi contro la parete della caverna, facendo peraltro un'esplosione di luce un attimo. Quindi vedete contro la caverna alcuni pipistrelli che spaventati volano via e la magia che si dissipa sulla roccia. E dopo di te sta la creatura, che un po' più grande delle altre due. Non c'erano Ryu e Gil-galad? Sì, Ryu e Gil-galad stanno continuando lì a tirargli tutto quello che hanno addosso. Però la corazza di questo qui davanti a te sembra essere più resistente di quella degli altri due.
è un po' più grande e le frecce di Gil'Galad si infrangono contro la contro questa corazza, quindi un po' vengono deviate, un po' addirittura si conficcano, ma rimangono lì pochi centimetri nella corazza. Ryu invece sta continuando a darvi man forte dall'alto. Questo granchio prova ad attaccare di nuovo te, Wanda, perché se sei la più vicina, sei anche la più piccola e agli occhi del granchio la più indifesa. Ma prima dannato Beluriak, e prende di questo 29 di opone. 29 danni, madonna mia, io non so. Questo enorme granchio ti sta per prendere quando arrivano i gorilla che lo colpiscono ovunque. Lui regge i colpi, però comincia la sua, anche questa corazza molto più possente delle altre, comincia a incrinarsi. Però lui comunque prova a colpirti, Wanda, e ti colpirebbe con un 17 con il primo attacco. E ti farebbe 8 danni. Ok, mi prende. Ok, quindi ti prende e ti riprende di nuovo. Quindi ti... Ah, concentration success, ottimo. Ah, perché vabbè, giusto, perché ti stai concentrando? È perché ho la Flame Blade. Sì. Credo, per questo. Sì, ah, lo fa in automatico, le sta tirando. È bellissima questa cosa. È la prima volta che lo fa. Wow, direi spettacolare. E quindi riesci a mantenere la concentrazione sulla spada, però vieni comunque presa dal colpo e adesso ti ristritola con la sua chela e ti fa 10 danni. Uso la reazione per shield. Purtroppo non posso. No, diciamo non te lo faccio fare semplicemente perché ti ha colpito con il 23 adesso, quindi sarebbe inutile. E il giocatore lo deve sapere, quindi non è che... Ah, già, è vero. Quindi provi ad alzare la mano, ma la sua stretta è così forte che non riesci a lanciare l'incantesimo e ti stritola. Stavolta senti distintamente qualche costola spezzarsi. Dopodiché... Io ho l'attacco di reazione. Vai, usalo. 27. Lo riesci a colpire e gli fai 12 danni, però il granchio non lascia tua figlia. Si avvicina con questa sua enorme bocca tentacolata e cerca anche lui di pungerla con i suoi tentacoli. Fai un tiro salvezza su Costituzione, Wanda. 23. Anche stavolta il sangue di Wanda, abituato a intrugli di ogni tipo, grazie al padre che l'ha seviziata in ogni modo da piccola. L'ho temprata, l'ho temprata, l'ho rinforzata, sempre termini negativi. Riesci a tenerla. Hai con un ultimo scatto di volontà, riesci a tenere fuori da te questo veleno e sta proprio a te. Madonna. Io incazzata nera uso, vabbè, lo riattacco con la Firebolt. Con il Firebolt, no, quindi ho la Flame Blade. No, la Flame Blade, scusa. Ok, quindi attacchi con svantaggio perché sei presa. Ok, 12, quindi il tuo attacco va a vuoto. Quindi non riesci a beccarlo, o meglio, la tua spada di fiamme non riesce stavolta a mozzare il braccio della creatura, che rimane saldo al suo posto. Però spendo altri punti stregone per castare di nuovo, anzi, per castare la sfera cromatica. Ok, vai, tira per colpire, penso di fiamma sempre. Sì. Ok, Sbiel, sei tu. Vediamo, dai. Stavolta 16. Incredibilmente riesci a colpirla.
gli fai 17 più 6, 23, più il tuo modificatore è di? Di carisma, quindi più 3. 26, è incredibile. Banda, sei lì, di nuovo presa con questo, con questa pinza intorno al tuo corpo, stai perdendo sangue ovunque, sei messa malissimo, ma ti sovviene alla mente la tua amica Risviel. Cosa avrebbe fatto lei in questo momento? Ovvio, avrebbe lanciato un globo cromatico, se non una palla di fuoco, ma quella purtroppo non ce l'ha. No, e quindi ne lanci una in miniatura, che lanci diritto nella bocca del granchio, che prende fuoco, i tentacoli si abbrustoliscono e sentite l'urlo del granchio che ha fatto magistralmente Salvio prima. E questo granchio, anche lui, si accartoccia sul terreno. Ah. E io e con di lui. Nuovo, e anche e Wanda con lui. Adesso che intorno a voi ci sono solo cadaveri, sentite di nuovo la presenza dell'Abolet nella vostra mente. Ah, da volto. Merda. Buona fortuna, avventurieri. E qui concludiamo la nostra sessione di stasera con l'Abolet che vi ha lasciato andare, comunque ha tenuto più o meno fede al suo patto e siete riusciti ad abbrustolire una marea di nemici, ma io ho perso il conto di quanti danni la cosa dei gorilla hanno fatto, veramente ho perso totalmente il conto. Io poi, con tanti nemici è veramente fortissimo. OP, sì, sì. Quindi, io poi ho scoperto una cosa, ma ve la mostrerò il prossimo combattimento. Mannaggia, l'ultimo, però manda al ciso l'ultimo mostro. Volevo fare una cosa. Beh, la farai contro Gil'Galad la prossima sessione, se ci sarà. Quindi ragazzi, grazie di essere stati con noi, siete sfuggiti comunque all'Abolet, siete di nuovo al completo, purtroppo però Jalester non è più con voi. Madò, povero Jalester. Ed è rimasto nel lago. Andremo a riprendere. Sì. Sì, assolutamente. Quindi, assolutamente, vedremo la prossima volta. Voglio proprio più quell'Abolet, mai più. Nemmeno io, basta, basta. Anzi, così. Esatto, basta. Quindi, buona fortuna anche a te, Abolet. Ciao. Quindi io vi saluto con la voce dell'Abolet. 11 giorni e piacevoli notti. Che incubi che ci fa vedere. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, martedì prossimo con Inverno Wooded Deep. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte.